President Pertini and distinguished guests, while looking over President Pertini's schedule, I noted that consistent with his interest in the arts, he'll be attending the theater while in San Francisco. Now, Mr. President, if I could be so bold as to make a personal suggestion, in a few years when your term of office is coming to a close, you might consider. Making the theater a second career. Uh, for an energetic man like yourself, there are interesting opportunities. I, um, I know that it works one way and it might work in reverse. But uh, seriously, all of us wish you a wonderful tour. On this, your first visit to our country. We only regret that we've had to wait so long to be your host. Tonight, we honor a man who, had he never become president of his country, would still inspire awe from those who meet him. The overwhelming respect of his countrymen has resulted in his election by an unprecedented margin, 832 out of 995 votes cast in the Electoral Assembly. And this tribute was due to the recognition by all Italians of his courage and integrity, and he hasn't let his people down. President Pertini has been second to none in upholding those principles of political freedom which bind all who love liberty. Shortly after his election, he said, If someone offered me, who has always been a socialist, the most radical social reform at the expense of freedom, I would refuse because freedom must never be bartered away. Such, <laughs> Such commitment to freedom, found in decent people of both left and right, offers us all hope. For a better tomorrow. All of his life, President Pertini has tried to remain true to, to these ideals. As a young man, he fought the onslaught of fascism, then threatening humanity. He was imprisoned for his opposition to Mussolini and later was sentenced to death by the Nazis. This kind of brutal experience turned many in those days away from democracy and toward totalitarianism. President Pertini never wavered. From his democratic ideals. As it was for many nations, the last decade was a trying time for Italy. Italy faced a sinister challenge that shook its system to the roots. Like fascists and Nazis, red terrorists sought to undermine faith in democracy by demoralizing the people. The Italian people needed a symbol of strength and a symbol of courage, and they found that symbol in President Pertini. One of his first actions was to protest the trials of Soviet dissonance in Moscow. Few Western leaders have expressed such sincere moral outrage over Soviet oppression in Afghanistan and Poland. Perhaps tonight we should realize that the solidarity that unites all those devoted to freedom far transcends the limited differences between the democratic right and the democratic left. President Pertini, we are in a unique position. To prove to the world that freedom works, that people with different domestic policies can work together if liberty is threatened. I've enjoyed meetings today, and I thank you for honoring us with this visit. And now, may I ask all of you to join me in a toast to President Perdini and to the Italian people. Grazie, caro amico Presidente Reagan, di quello che ha voluto dirmi, che riguarda la mia persona. Eh no, Presidente Reagan, quando avrò terminato finalmente di fare il Presidente della Repubblica, non potrò più fare neppure l'attore. Nella mia vita, nella vita politica, non ho mai recitato Presidente Reagan. E poi... Per fare relatore bisognerebbe che Madre Natura mi avesse dotato delle sue qualità e della sua bellezza, mentre io invece Madre Natura mi ha fatto come mi ha fatto. Signor Presidente, sono particolarmente grato a lei e al popolo degli Stati Uniti per l'accoglienza così amichevole e cordiale che ho ricevuto in terra americana. E per l'atmosfera di particolare simpatia in cui si svolge questo nostro incontro. Ne poteva essere altrimenti, dati i profondi tradizionali vincoli che uniscono i nostri popoli, sono vincoli che hanno origine lontana. Non porto infatti con me i semi del Gran Turco Cicquantino e le altre semenze della Toscana che Filippo Mazzei che racconta nelle sue memorie donò a Thomas Jefferson per piantarle nella sua fattoria. Reco però anch'io un simbolico dono, reco la rinnovata amicizia del popolo italiano per quell'americano, amicizia resa più profonda e feconda da tante occasioni liete e tristi della nostra comune storia e dal legame di sangue che unisce l'Italia al ceppo del vostro popolo quello di origine italiana che si è distinto nonostante tutte le enormi difficoltà del trapianto, per laboriosità ed attaccamento alla patria d'adozione, senza tuttavia mai dimenticare l'antica madre patria lontana. Chi, signor Presidente, è costretto per sfuggire a persecuzioni politiche, come in questo momento vi chi parla? O alla servitù della miseria e della fame a prendere la mara via dell'esilio, non dimentica mai la sua madre patria. Profondi dunque sono i vincoli che uniscono i nostri due popoli. E questa è una storia lunga ed antica, che comincia con un mio conterraneo che aprì le frontiere del vecchio mondo al nuovo. Una lunga storia di uomini e di idee che il grande oceano non ha fermato. Penso all'influenza che la rivoluzione americana esercitò sui moti per l'unità e l'indipendenza italiana, alla reciproca influenza politica e culturale che avvenne tra l'Italia e gli Stati Uniti nel primo cinquantennio dell'Ottocento, cui seguì la prima grande migrazione di lavoro italiano verso gli Stati Uniti, specialmente dalle zone più depresse. Del nostro Mezzogiorno. Noi italiani non possiamo inoltre dimenticare che nell'ora più buia della, vostra, della nostra storia nazionale, e non soltanto nostra, venne dagli Stati Uniti d'America un decisivo intervento contro il fascismo e il nazismo. L'incoraggiamento morale e l'aiuto econo economico che permisero al nostro paese distrutto e prostrato l'opera di ricostruzione e di rinserimento nella comunità internazionale. Ripensando a quella nostra lotta, non posso non ricordare a me stesso il nobile messaggio che Franklin Delano Roosevelt indirizzò al Congresso degli Stati Uniti nell'inverno di guerra del 1944. La sua libertà era la medesima per la quale combattevamo noi patrioti italiani sui monti e nelle città per la quale combattevano la resistenza europea e le armate alleate era una libertà completa politica e sociale che oggi costituisce ancora il valore fondamentale per il quale noi e voi signor presidente tuttora lottiamo voglio qui citare due brani di quel discorso di Roosevelt che tutti dobbiamo meditare questa repubblica Ebbe le sue origini e raggiunse la sua attuale potenza sotto la protezione di alcuni diritti politici inalienabili. Tra questi la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di culto, il giudizio a mezzo di giuria, la garanzia contro le perquisizioni e gli arresti arbitrari. Questi erano i nostri diritti alla vita e alla libertà. Ma il grande presidente. Così completava il suo pensiero. Siamo ormai pienamente consapevoli che non può esistere nessuna vera libertà individuale la quale non sia accompagnata da sicurezza e indipendenza economica. Gli uomini bisognosi non sono uomini liberi. Gli affamati e i disoccupati sono il materiale con il quale si edificano le dittature. Oggi questi postulati economici sono accettati come verità evidenti per se stesse. Noi abbiamo accettato, per così dire, una nuova dichiarazione dei diritti del cittadino, in virtù della quale possiamo gettare nuove basi per la sicurezza e la prosperità di tutti, senza riguardo alle condizioni sociali, alla razza e alla fede. Questa nozione della libertà, signor Presidente, Va propugnata e difesa coerentemente anche nell'ordine internazionale, nei rapporti con tutti i popoli, con le nazioni emergenti, col terzo mondo che tanto bisogno ha dell'aiuto delle nazioni industrializzate per risolvere alternative spesso di vita e di, o di morte che lo sovrastano. Mentre io parlo, milioni di creature umane lottano contro la fame e muoiono per denutrizione. Questa strage di innocenti pesa come una condanna sulla coscienza di ogni uomo di Stato e quindi anche sulla mia coscienza. Risolvere questi angosciosi problemi significa consolidare quella libertà esaltata con nobili parole dal Presidente Roosevelt. Per difendere questa libertà tutta intera e indipend... invisibile, due volte gli Stati Uniti sono venuti nel vecchio continente. Due sbarchi memorabili che ho personalmente vissuto nel primo e nel secondo conflitto mondiale e dei quali resta il perenne monumento nelle bianche lapidi che ricordano i soldati americani caduti per la libertà dell'Europa. Perfettamente, caduti per la libertà dell'Europa perché gli Stati Uniti vennero nel nostro continente non spinti da bromosie di conquiste ma solo dal fermo proposito di impedire il sopravvento di regimi autoritari. Venero per difendere la nostra libertà. Signor Presidente, l'Italia persegue una politica di dialogo e di distensione, consapevole della necessità di contatti che valgono a comprendere le posizioni delle altre parti. E da far apprezzare le proprie, e nel convincimento che la distensione sia l'unica via possibile per evitare una pericolosa spirale involutiva. Di qui l'utilità di rafforzare ancora la solidarietà fra noi, attraverso contatti intensi ed approfonditi, franchi e diretti, tra i responsabili dei Paesi alleati. Proprio oggi cade il 25 anniversario di un atto di pace e di solidarietà fondamentale nella storia del dopoguerra, la firma in Campidoglio dei trattati di Roma istitutivi della comunità, delle comunità europee. Desidero celebrare qui a Washington quell'avvenimento che fu accolto in America e in Europa come un segno di speranza. Quella speranza non è andata delusa nonostante l'impegno graduale che richiede ogni grande processo storico. La comunità oggi nel dialogo con gli alleati Stati Uniti, nell'apertura verso i popoli di tutti i continenti, è una grande realtà che opera a favore della pace e del progresso degli uomini. D'altra parte, proprio in questo difficile periodo della vita internazionale, siamo convinti, e lo abbiamo più volte ribadito, che il dialogo debba essere mantenuto nella fermezza dei propri principi e nella chiarezza quale unica via percorribile fuori dalle secche di una pericolosa spirale involutiva dei rapporti internazionali. Ma riteniamo nello stesso tempo che il processo di distensione debba significare qualcosa di più di un semplice dialogo fra Stati. In effetti, potrà favorirne l'attuazione solo un clima generale capace di concorrere al mantenimento di rapporti amichevoli e fiduciosi, basato su uniformità di comportamenti e sul rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo e che devono essere universalmente intese al di sopra di ogni appartenenza ideologica. Per questo l'Italia e gli Stati Uniti non hanno potuto mancare di far conoscere la loro condanna. Per l'involuzione qui è, è stata costretta, a seguito di indebite e pesanti interferenze esterne una nobile nazione come quella polacca, situata nel centro dell'Europa, così generosa verso la comune cultura di tutto il mondo civile e desiderosa soltanto di percorrere autonomamente le strade del proprio progresso sociale. Occorre che sia ripristinata la piena dignità della Polonia. Perché la collaborazione internazionale ed in particolare il dialogo Est-Ovest, tuttora fondamentale per gli equilibri mondiali, riprendano un loro giusto corso. Si è lasciato il nobile popolo po polacco padrone del proprio destino. E sia, e sia posto termine anche la tragedia del popolo afgano. Come uomo libero, signor Presidente, e come ex partigiano che si è battuto contro lo straniero per l'indipendenza della propria patria, invio la mia fraterna solidarietà ai partigiani afghani che coraggiosamente si battono per la liberazione della loro patria dalla dominazione straniera. Non si possono dimenticare tutti i paesi nei quali si lotta per la difesa. O il ristabil ristabilimento dei diritti umani offesi, dove i diritti umani e civili sono conculcati, dove la vita umana non è rispettata e creature innocenti e inermi vengono atrocemente trucidate, ivi noi dobbiamo essere con tutta la nostra fraterna e umana solidarietà. Se questa solidarietà non offrissimo in modo concreto, rinegheremmo la nostra coscienza a duomi liberi e il nostro passato. Mi consenta, in proposito, signor Presidente, di esortare il libero popolo degli Stati Uniti e quanti rispettano la vita umana e danno a cuore la pace a non osservare con indifferenza l'opera criminosa che nel mio Paese sta consumando il terrorismo. Questa attività criminosa ha avuto inizio con la crudele uccisione di un uomo politico dal forte ingegno e dal cuore puro, legato a me da fraterna. Amicizia Aldo Moro. Da allora episodi crudeli di terrorismo hanno turbato e turbano la vita del mio paese. Ma deve essere messa in evidenza la fermezza e il coraggio con cui il mio popolo, al di sopra di ogni differenziazione politica, affronta senza cedimenti il terrorismo. Sapremo un giorno chi lo manovra, chi con il terrorismo si prefigge di destabilizzare l'Italia, di far saltare questo ponte democratico che unisce l'Europa all'Africa e al Medio Oriente. Se per dannate ipotesi, signor Presidente, il terrorismo riuscisse in questo suo intento, non solo sarebbe sconvolta la pace nel bacino mediterraneo, ma nel mondo intero. Noi siamo qui, ad, non siamo qui ad elemosinare aiuti, siamo qui a riaffermare la nostra ferma volontà di opporci con tutte le nostre forze al terrorismo, sicuri di operare così non solo nell'interesse della nostra democrazia sorta dalla resistenza, ma anche nell'interesse della pace nel mondo. Mi consenta, signor Presidente, di ricordare a lei e ai presenti, con quanta pronta, generosa e umana solidarietà, il mio popolo, tutto il mio popolo, si è stretto intorno alla famiglia del generale statunitense Dosier, e come abbia. E come abbia crepidato per la sorte del coraggioso generale, coraggioso soldato, che con fermezza, serenità e senza nulla piattire ha saputo tenere testa ai terroristi. Io, signor presidente, ho avuto l'onore di ricevere al Quirinale il generale Dozier, i suoi figli e la signora Dozier, donna coraggiosa e fiera, degna. Degna del compagno di sua vita, quelle ore trascorse al Quirinale con il generale Dosier e la sua famiglia non saranno da me dimenticate. Parlando apertamente come fossimo antichi amici, mi sono rivisto partigiano della libertà a fianco di un partigiano della libertà. Il popolo americano può andare orgoglioso di avere a sua difesa e la difesa della pace nel mondo simili soldati. Signor Presidente, la naturale collocazione dell'Italia nell'Alleanza Atlantica e del suo impegno nella sua solidarietà occidentale non vanno disgiunte dalla convinzione profondamente sentita nel mio Paese che sia indispensabile procedere al rafforzamento di quell'altro polo di stabilità e di sicurezza per la situazione mondiale che è l'unione politica del vecchio continente. A questa unione l'Italia repubblicana e democratica dedica da più di 30 anni le sue migliori energie politiche e intellettuali unione che è concepita come un superamento dei vecchi sterili e sanguinosi contrasti raccoglie oggi il consenso convinto di tutte le forze politiche democratiche del mio paese la comunità europea il suo consolidamento e la sua progressiva estensione a nuovi settori secondo le proposte avanzate dei governi italiano e tedesco sono un gesto di pace, di responsabilità negli equilibri globali, di solidarietà verso i paesi che hanno ancora davanti a sé drammatici traguardi di sviluppo civile e sociale. Signor Presidente, generazioni e generazioni venute da ogni parte del mondo, hanno trovato negli Stati Uniti d'America la loro terra e la loro patria. Erano uomini e donne perseguitati per ragioni politiche e religiose, oppure sospinti da una fame secolare o dalla impossibilità di realizzarsi nella terra di origine. Così nella storia dell'America si, si ritrova costantemente il riferimento all'uomo in tutta la sua dignità, nella ricerca della sua felicità, nel rispetto della legge che preserva e regola l'umana convivenza. La profonda umanità e la generosità dell'America che hanno trovato il simbolo più popolare nella stuata della libertà nel porto di New York, costituiscono più che la forza militare e la potenza economica la vera, autentica grandezza degli Stati Uniti. Quella statua scorsero nelle brume dell'approdo, con le lacrime agli occhi, gli esoli antifascisti ed antinazisti, gli ebrei perseguitati, i contadini poveri ma coraggiosi ed operosi che dettero agli Stati Uniti intelletto leale e braccia forti quella statua e il mio più affettuoso augurio dovrà rimanere anche nei secoli futuri il simbolo della libertà e della generosità dell'America nemica dei dittatori degli intolleranti degli statolatri perché retta da un governo che proviene dal popolo che governa col popolo e per il popolo aveva dunque ragione Whitman nel canto della sequoia, quando profeticamente scrisse i versi immortali, vedo il genio del moderno figlio del reale e dell'ideale aprire la strada all'immensa umanità, all'autentica America, erede di un grande passato perché costruisca un più grande futuro. Presidente Reagan, alla salvaguardia e al consolidamento dei valori che sono alla base, della nostra civiltà, ella da cittadino e da uomo politico prima e ora, quale capo di questa grande nazione, si è adoperata e si adopera con convincimento ed impegno affinché essi, tutelati all'interno del suo paese, possano essere promossi sempre più e dovunque nel mondo. È troppo lontano il mio tavolo per prendere. mi dia il suo. Levo il calice al benessere personale suo, signor Presidente Rega. Credo che siamo diventati amici anche in questo breve spazio di tempo. Al benessere personale della, della sua signora, così ricca di charme, non se n'abbia, non sia gelosa. Al benessere personale di tutti i presenti. E soprattutto alzo il mio calice ai legami sempre più stretti tra il popolo americano e il popolo italiano.